Ancora proteste degli animalisti contro un allevamento di visoni nel Cremonese dopo che i proprietari avevano inseguito e minacciato due attivisti sorpresi a filmare i loro capannoni. Prima la protesta davanti al municipio di Dovera, nel Cremonese, poi gli animalisti sfilano verso l'allevamento di visoni, dove a Ferragosto due attivisti di Nemesi Animale, che stavano filmando le gabbie da un prato, sono stati inseguiti e aggrediti dal titolare e da altre due persone. La polizia ferma prima i manifestanti. Oggi non siamo qua tanto per parlare dell'aggressione subita a Ferragosto dai nostri attivisti, ma per parlare degli animali. Sette paesi europei l'hanno già vietato, è ora che le istituzioni si muovano e arrivino all'abolizione degli allevamenti di visoni anche in Italia. La gran parte degli attivisti sono vegani, quindi contro tutti gli allevamenti, anche quelli destinati all'alimentazione. Siamo contro l'allevamento come dei conigli, così come dei visoni, così come delle mucche, degli animali, di qualsiasi animale che ha come fine l'abbattimento e il suo sfruttamento. Sulla piazza del municipio la raccolta di firme è lanciata anche attraverso la rete per cambiare la legge che in Italia consente di allevare animali da pelliccia e l'invito al comune a non autorizzare la richiesta già avanzata per un altro allevamento sempre a Dovera. In questo momento non è reato allevare visoni sul nostro territorio. Il permesso non è di competenza comunale, ma è di competenza di altri enti. Comunque verranno vagliati tutti i permessi.